Allora, buonasera a tutti da Glarus Design. Oggi vi presento un'ultima creazione che questa creazione è basata su un riciclo di una vecchia cassettiera. Allora, in questa creazione come materiali ho usato un vecchio libro. Il libro aveva le pagine bianche e un vecchio fumetto. Allora, come possiamo vedere, per avere l'invecchiamento della pagina, allora, ho rivestito solo la parte esterna senza andare ad intaccare la parte interna di ogni cassetto, e andiamo a vedere che il foglio del libro era un foglio bianco. Per avere l'effetto patinato invecchiato, ho mischiato nella colla per decoupage, per diluirla, una tazzina di caffè mischiata all'acqua. Mischiando, andando ad asciugarsi, noi andiamo a vedere uno che diventa più lucida. La patina esterna sopra il foglio del libro, e due si ingiallisce e invecchia. In primo momento il mobile odorava di caffè, ma col passare dei giorni l'odore di caffè svanisce. Non solo ho usato il libro e il fumetto, anche sul fumetto ho fatto la stessa tecnica, invecchiatura con il caffè, ma ho anche riportato la stessa tecnica sulla parte superiore del mobile, come si vede, che qui abbiamo inserito anche uno specchio e un vetro sopra per proteggere la parte decorata. Poi per abbellire, per avere un tocco in più, visto che ogni pomello del mobile era un po' macchiato, con della colla proprio per brillantini, ho messo i brillantini su ogni pomello. In un prossimo video ci sarà anche un tutorial su come possiamo invecchiare le nostre pagine, per i nostri lavoretti in decoupage. Un saluto a tutti da Claros Design.